bellezza. Che bellezza c'è fa la cucina nostra. Sa, la cucina nostra è una cosa seria, la verità, io mo siamo liberi davvero, liberi da ogni cosa, insomma. Non ho liberi TV, insomma, perciò è venuto. Sono Rocco Loria, chef installato, perché non mi conosce. E siccome siamo qua all'agriturismo a Iumara Castagna, no? Castagna, la vera si chiama Castagna perché ci sono un sacco di castagne, se c'erano cose, se c'erano, come dire, certo, si chiamava località Lianna, insomma, giusto per spiegare un po' la situazione. E allora abbiamo cucinato con il chef Maurizio e Marcello. Sciava a dirlo con le gallinazze, canciti di gallinazze, gallinelle, eccetera, chiamano, ma io chiamo gallinazze. Ci ho messo un po' di salsicce e cose, insomma, se un chef stallato, Rocco Loria, sta girando sul ristorante, c'è la dimostrazione di come si sta la cucina, e come si cucina in questa cucina. Giustamente non è che uno cucina già stanza giù bagno, normale. E quindi stiamo girando con questa trasmissione, che l'hai fatta prima di mio, insomma, la casa mia, invece mo' a stai facendo in tour, che poi ero mandato perché non sapevo che era su tour. E ho detto, scusate, ma perché mi ci avete messo in tour? No, dice in tour. Ah, in giorno? Dice, no, in tour, in giro. Ah, mo hai capito, in tour, forse per Natale ci sono i turroni. Invece no, in tour, che dice in giro. E stiamo, niente, se con i chef, i padroneri, così locali, ne scialavano già se cucina, e poi da oggi, che non c'è capodoro, mi fanno trovare loro i piatti a cucinare, perché io lo so che mi fanno trovare, non c'è capodoro, certo, se pensano che mi mettono in difficoltà, dice, mo ci faccio trovare ingredienti, un piatto che non sa fare, e ci faccio fare una bella figura, che a parola non la posso dire, però loro non hanno capito niente, che io non parlerò bene italiano, ma cucino in tutte le lingue, cioè. Io quando cucino io ti faccio dei caribà, fullettini, crisciatilli, se non devo crescere, liccate quello che vuoi. Ti faccio venire l'acquolina, ti faccio venire l'acqua pure alle ginocchia, insomma. E mo io vi ringrazio che mi siete stati a sentire, mi faccio l'ultima bocconata e si scialatielli con i gallinazzi e ci abbiamo messo pure la salsiccia sbriciolata. Salute a tutti quanti, vi abbraccio effettivamente, Rocco Loria, salute, lo chef più migliore che ci sia, ha capito che voglio dire?